Tutto parte dalle emozioni, anche quelle che portano alle tragedie inspiegabili, come quella di Tempera all'Aquila, dove Carlo Vicentini, medico in pensione, uccide moglie e figli e poi punta la pistola contro se stesso. Emozioni che evidentemente sono diventate fardello troppo pesante ed ansia per il futuro. Emozioni vissute ed elaborate in solitudine senza viverle insieme, senza usarle per fare qualcosa di buono. Rimane però una domanda che giriamo ad Antonio Lera, psichiatra e psicoterapeuta. Perché si è disposti a rinunciare alla vita, non soltanto propria, ma anche a quella dei propri familiari? A parte, diciamo, ecco, come dire, il mio rammarico e dolore per quello che, insomma, è successo, posso dire che indubbiamente ci sono tanti aspetti che possono contribuire alla disaffezione sul piano esistenziale. Quello che allontana di più è la delusione, quindi la delusione rispetto a qualsiasi aspetto della nostra vita, che può essere, non so, un pensionamento, una separazione, un trauma. Tutte quelle situazioni lì purtroppo ci mettono chiunque, quindi non è che un professionista è più protetto di un'altra persona. Siamo tutti esposti attraverso le nostre fragilità umane a qualsiasi, come dire, possibilità. Quindi, diciamo, ecco, indubbiamente per poter avere un atteggiamento resiliente c'è più bisogno di attivare una rete sociale, quindi la dimensione del noi. I familiari che devono comunque sopravvivere e sopravvivono a questo dolore, che cosa possono fare proprio per andare avanti? Il dolore dei familiari, io spesso, diciamo, mi trovo a confortare il caregiver, il cosiddetto caregiver che si occupa di chi sta male. Qui appunto siamo in un contesto associativo dove molti di loro si devono occupare dei loro familiari, soprattutto anche ragazzi, giovani, eccetera, in grandi difficoltà, e quindi immagino che devono attivare una grande resilienza per poter far fronte a un disagio esistenziale così forte.